Vi ricordo che sono su Twitch e di live, con il nome di Thomas46, quindi vi consiglio di seguirmi, lascerò tutti i vari indirizzi in descrizione. Su questo canale porterò dirette tutti i giorni su Fortnite, Minecraft, Call of Duty, Zombie, Multigiocatore e Airsoft Iron 4. Non mancheranno inoltre dirette per eventi speciali, quindi vi consiglio di seguirmi e ora passiamo al video. Salve a tutti ragazzi, sono Thomas46, benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizieremo una grande serie, la Via della Luce su Airsoft Iron 4 con la mod del Signore degli Anelli. In questa grande serie giocheremo il Regno di Isengard, governato da Saruman il Bianco, il capo del Bianco Consiglio degli Istari, e in assoluto una delle entità più forti della Terra di Mezzo. Il compito del Bianco Consiglio degli Stari consiste nel garantire pace e stabilità nella Terra di Mezzo, facendo sì che finalmente gli uomini dell'Ovest possano trionfare. Quindi ora direi subito di partire impostando il nostro mondo, singolo giocatore, nuovo gioco, qui abbiamo delle scelte, come potete vedere abbiamo Mordor qui con l'occhio di Sauron, e a seguire abbiamo i due grandi regni dell'Ovest, ovvero il regno di Gondor e il regno di Rohan, governati rispettivamente da Denethor II, per quanto riguarda il regno di Gondor, e per il regno di Rohan invece Théoden. Nonostante siano tutti e due regni, c'è una piccola differenza fra questi due, ovvero nel caso del regno di Rohan esiste un re, che è appunto Théoden, invece nel caso del regno di Gondor la reggenza non è fatta da un re ma da un governante, perché la dinastia, diciamo, che dovrebbe salire per il controllo di Gondor non è ancora riuscita a rientrare a Gondor, ma presto, come vedete nello scorrere della serie, succederà qualcosa di molto bello. Poi in quarta posizione ovviamente Isengard, capitanato da Saruman, che è lo stato che andremo a utilizzare in questa serie. Poi il regno degli elfi di Rivendell, capitanato da Elrond. Poi abbiamo il regno di Erebor, governato da Dain II Piediferro. E infine il regno degli elfi di Lothlórien, governato da Galadriel. E queste sono tutte le nazioni maggiori presenti in questa mod. Ce ne saranno ovviamente anche altre che però non andremo a usare, ma saranno molto importanti anche per l'esito della Guerra dell'Anello. Quindi direi subito di fare la nostra scelta, ovvero Isengard. Facciamo selezione nazione, togliamo la moneta uomo di ferro. Visto che mi avete consigliato in molti di levarla, visto che si presentavano davvero troppi problemi, e mettiamo difficoltà regolare, direi che dovremmo andare abbastanza bene, e direi che possiamo partire, quindi avvia. Ed eccolo qua il nostro regno di Isengard con la famosa torre di Saruman da Dork Tank. Le ingrandisco un po' così faccio vedere il resto della mappa, che tra l'altro è fatta davvero molto bene, ad eccezione di queste piccole cose, ovvero l'Unione Sovietica, poi cosa abbiamo anche l'Estern Slovacchia, la Corsica, cosa? Tutte montagne ghiacciate qui, e basta. Cioè, vabbè, è un po' buggato. Comunque, questa roba ovviamente non è giocabile, non ha nessun valore all'interno di questa mod. E effettivamente le nazioni giocabili sono tutte queste, ad eccezione di Northern Wastes, che sono tipo un bioma inospitale nella quale non vive nessuno, come potete vedere. È stato fatto solo per creare più verticità alla mappa, ma ovviamente non è giocabile. Infatti, come potete vedere, abbiamo qui una linea di No Man's Land. E diamo un rapido sguardo a tutte le nazioni presenti in questa mod, che tra l'altro è fatta davvero bene, anche se potrebbe non piacere a alcuni puristi di Tolkien, perché questa mod si basa sulla rivisitazione, tra virgolette potremmo definirla, di Peter Jackson della saga del Signore degli Anelli e dello Hobbit. Infatti, ora vi faccio subito vedere un esempio, andiamo a vederlo insieme, mettendo T-Debug possiamo andare a vedere entrare in una nazione. Entriamo subito in questa nazione qua, degli elfi di Mirkwood, per farvi vedere che per provare quello che sto dicendo, ora entriamo qua, tag man, per provare quello che sto dicendo, ovvero che non è una versione purista di Tolkien, ma segue le vicende trattate dal film, quindi tra virgolette la versione cinematografica, quella di Peter Jackson. Perché ad esempio, se andiamo a vedere i generali che ci sono all'interno di Mirkwood, facciamo così e selezioniamo un generale, possiamo vedere Tauriel, che è un personaggio che non è stato concepito minimamente da Tolkien, ma è stato inserito nel film, ma che è comunque un gran bel personaggio. Quindi dopo essere tornati a Isengard e aver fatto questa precisazione, possiamo dare uno sguardo agli altri regni presenti. Regno di Gondor, come avevo detto, comunque è un regno molto forte, per adesso è alleato con il vassallo di Angmar, e sono già presenti due fazioni, quella dell'alleanza di Gondor e il patto oscuro, che è quello che poi andrà a vedere tutti questi stati che possiamo vedere qui, il regno di Arad, Eastlands e il regno di Dagorland, che sarà la parte dei cattivi governata da Sauron. Dopo di ciò, il regno di Rohan, capitanato da Théoden. Vediamole anche ovviamente il livello di militare, le divisioni, quindi 13-21 divisioni, 15-9 fabbriche militari, 24-29 fabbriche civili, 17-21, quindi a livello militare sembra messa leggermente meglio Rohan, però a livello civile e anche a livello di risorse è messa molto meglio Gondor. Guardate quanto acciaio, 1432 e 1200, solo, quindi c'è una differenza abissale di 1230. Poi abbiamo Entwood, la foresta degli Ent, il regno degli elfi di Lothlórien, poi il regno dei nani di Moria capitanato da Balin. E voi vi starete chiedendo probabilmente perché cazzo ci sta Balin qui dentro. Questa mod è ambientata poco prima dell'inizio della versione cinematografica di Peter Jackson del Signore degli Anelli, quindi della trilogia Signore degli Anelli, ed è ambientata esattamente verso la fine della spedizione di Balin, che Balin era uno dei 13 nani della compagnia di Thorin Scudo di Quercia,
dopo la fine dei venti di Hobbit, Balin e altri nani di questa compagnia, più altri nani ancora, penso, in realtà non è specificato quanti siano, però penso su un centinaio, hanno fatto questa impresa per la riconquista di Moria, perché nonostante Erebor sia molto ricca in termini di risorse aurifere, infatti possiede il giacimento più grande di sempre, il deposito più grande di sempre di oro, Moria è stata ed è ancora, nell'universo di Tolkien ovviamente, il regno con il complesso di miniere più grande di sempre. E oltre ciò, Moria, in particolare la Casa Doom, ovvero le miniere di Moria, erano famose per avere grossi giacimenti di Mithril, che è il metallo più potente che è presente nella Terra di Mezzo ed è infatti indistruttibile. E di conseguenza è un materiale ovviamente molto costoso. E nonostante adesso il re dei nani, ovvero discendente di Durin, Dayan II Piediferro, che è stato cugino di Thorin Scudo di Quercia, in realtà il re avrebbe dovuto essere Thorin Scudo di Quercia, però è morto ovviamente, quindi il più vicino a livello di parentela nella stirpe di Durin era appunto il cugino, ovvero Dayan Piediferro. Quindi per riportare alla luce la gloria delle miniere di Moria di Casa Doom, Balin, che è questo signore barbuto, che ovviamente è un nano, ha deciso di compiere questa impresa conquistando momentaneamente, circa 5 anni durata questa impresa, le miniere di Moria. E fin qui tutto bene, però ci sono devi iniziare dei particolari. Casa Doom in quel momento è infestata di orchi. Voi vi direte, come cazzo ci sono arrivati gli orchi lì? Prima di che arrivassero gli orchi, i nani, scavando e cercando nuovi filoni di Mithril, hanno risvegliato una creatura chiamata Balrog, che non è altro che un Maiarn corrotto dal potere di Sauron e di Melkor, che era stato sconfitto in guerre passate e si era rifugiato nelle profondità della terra, e guarda caso proprio dove questi nani stavano scavando un nuovo filone, quindi risvegliandolo. Ovviamente Balrog, che è un Maiarn, quindi è immortale, o quasi, ha ucciso praticamente tutti i nani di Moria, che è stata ovviamente evacuata. Dopo di ciò sono arrivati gli orchi, perché ovviamente Sauron era a conoscenza di questo fatto e ha fatto sì che gli orchi arrivassero a Moria e la colonizzassero. Infatti lì si moltiplicarono tantissimo e la miniera blu che era praticamente di orchi da tutte le parti. E questa mod è proprio inventata quando i nani della compagnia di Balin, in inferiorità ovviamente numerica, periranno contro gli orchi. Io non mi capisco di come abbiano fatto, come minimamente abbiano fatto a resistere 5 anni con milioni di orchi dentro questa cazzo di miniera, allora essendo non si sa quanti, comunque se per nelle vicende di Hobbit, per salvare la compagnia di Thorin, Scudo di Quercia e la montagna di Erebor, con suo tesoro, hanno mandato solo 500 soldati. Figuratevi per un'impresa del genere, che penso si possa considerare persa a prescindere, persa proprio in partenza, quanti uomini avrebbe mandato? Sicuramente meno di 500, quindi io presumo una cifra così stimata, 100 o qualcosa del genere. Detto questo, continuiamo a vedere gli altri stati. Quindi abbiamo il regno di Edenweit, Rivendell, Ruandir, qui abbiamo la Contea, questi stati della quale non frega un cazzo nessuno perché non sono minimamente raccontati, e poi il Regno di Dale. E queste sono tutte le nazioni presenti all'interno di questa mod della Terra di Mezzo, che è fatta davvero molto bene a parer mio. Ora finalmente andiamo a dare uno sguardo e a amministrare quello che c'entra in questa serie, ovvero la nostra Isengard. Quindi come fabbrica militare ovviamente per adesso utilizzeremo solo equipaggiamenti di infanteria, che tra l'altro in questa mod sono stati modificati, c'è solo l'immagine, Iron Sword invece dei fucili. L'artiglieria è rimasta così, vabbè, comunque nelle divisioni l'artiglieria viene fatta vedere diversamente. Questa è l'artiglieria, questo penso sia anticarro o qualcosa del genere. Quindi continuiamo a amministrare il tutto, mettiamo le ricerche. Perfetto. Poi, qui abbiamo questo albero che ovviamente è personalizzato per la nostra Isengard, quindi faccio vedere velocemente tutto. Questa parte che è la più importante la vediamo per ultima, quindi passiamo all'espansione delle logistiche. Qui sono tutte espansioni a livello fabbrica militare e fabbrica civile, che tra l'altro sono molto buone. 10 infrastrutture addirittura, qui sì, è molto buono. Poi la parte militare, quindi military innovation, qui ci danno tutte sconti per quanto riguarda la velocità di ricerca di varie dottrine o comunque meccaniche di gioco, quindi artiglierie e robe varie. Poi abbiamo finalmente la parte politica di tutto ciò, che sarà quella che andremo a seguire per la nostra serie. La nostra serie si chiama La Via della Luce, quindi cosa pensate che faremo? Ovviamente faremo questa, Way of the Light. Nella storia originale di Tolkien, Saruman si farà corrompere da Sauron, ovvero dall'oscurità. E qui lo si può vedere infatti in questa palla, questa sfera, che è una sfera veggente, potremmo definirla, con la quale Saruman viene controllato da Sauron. Quindi ovviamente faremo questa diramazione. Qui ci sono altre scelte molto interessanti e importanti, ovvero qui proteggi la foresta di Fangorn oppure distruggi la foresta di Fangorn. Nella storia ovviamente originale si sceglierà di bruciarla per poter alimentare le fornaci, per forgiare
le armature per gli orchi che verranno addestrati a Isengard. Poi ci sarà l'evento per incontrarci con Gandalf, successivamente per unirci con Gandalf. Ci sarà una scelta se unirsi con Gandalf o imprigionarlo. La storia originale è stata imprigionata, invece noi ci uniremo con Gandalf finalmente, quindi il Bianco Musilo degli Stari finalmente sarà unito contro il male. E poi ci saranno altre cose che ci consentiranno di aiutare il regno di Gondor, che è sicuramente lo stato più forte, che combatterà la Guerra dell'Anello, dalla quale dipenderemo non come vassallo, ma dipenderemo come alleati, perché ovviamente il compito degli Stari non è quello di poter combattere liberamente, ma è quello di servire gli uomini dell'Ovest per portare alle vittorie, di guidarli nel bene, alla vittoria, appunto. Poi qui ti dichiari contro Sauron, va bene. Le conoscenze di Mithrandir, Madonna, ci danno uno spazio di ricerca in più. Poi ci sono dei forti per Isengard. Poi questo obiettivo nazionale, unisciti con Gondor, che ci permette di entrare nella sua fazione. Poi ci sono addirittura delle parti che ci danno delle risorse, 25 di acciaio. Molto bello, comunque, fatto davvero bene, piace un sacco. Poi ci sono, come potete vedere, ci sono anche in una grossa parte ci sono delle miniature personalizzate per gli obiettivi nazionali, che è una cosa davvero molto bella, perché rende l'idea di quello che andrei a fare, è una cosa molto bella. E come prima cosa direi che possiamo fare, facciamo subito questo. Sì, direi che come primo obiettivo faremo proprio questo: Via della Luce, perfetto. Mettiamo velocità più alta e queste sono le nostre divisioni che ora andremo a regolare. Quindi facciamo così. Qui ci sono delle persone molto brutte. Poi vedremo di fare altri comandanti, per adesso lasciamo così. E li mettiamo in difesa. Ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di seguire gli uomini dell'Ovest, ovvero Gondor e Rohan. Ma questo non ci impedisce ovviamente di dichiarare guerra prematuramente anche comunque ai nemici di sempre di queste due nazioni e in generale della Terra di Mezzo. Quindi uno dei miei obiettivi sarà, prima che si scateni la Guerra dell'Anello, dichiarare guerra ad Edwin, in modo che io abbia un sacco di territorio in più da per potermi espandere e poter diventare più forte. E facendo così, tra l'altro, noi saremmo a contatto con il Regno di Moria, di conseguenza potremmo aiutarli contro i nemici che, come ho detto, verranno prima o poi. Quindi direi che come prima campagna possiamo anche levare questo e ci mettiamo in confine. Come prima campagna attaccheremo loro. Non siamo fortissimi ovviamente per adesso, ma lo diventeremo molto presto. Vediamo un po' le divisioni che abbiamo. Quindi andiamo a divisioni di queste qui, Vanguard, poi divisioni di fanteria e divisioni scout. Io direi di fare queste, in modo che poi usiamo solo un tipo di equipaggiamento, visto che non abbiamo una forza così elevata a livello di industriale militare per poterci permettere di costruire molti più equipaggiamenti. Quindi direi che per adesso andiamo così. E più avanti modificheremo, quando erano più fabbriche, con un modello con gli arcieri, che non sono altro che l'artiglieria, in modo da arrivare a 20 di ampiezza del combattimento. E ovviamente essere molto più forti, avere un sacco di attacco leggero in più e anche un po' di attacco pesante per poter sfondare. Andiamo a vedere ora le possibilità che abbiamo tra l'altro sono pochissime per la costruzione. Facciamo una fabbrica militare, ma ci metteremo milioni di anni, cazzo, per farla. Ci mettiamo 2 anni, anzi di più. Dov'è la data? 26 novembre, quindi più di 2 anni. Quasi più di 2 anni e mezzo. E siamo in economia civile, quindi dovremmo scendere a una bella economia di guerra, sarebbe cosa buona. Però, essendo democratici, in questa sera diventeremo democratici, forse non possiamo farlo. Ci deve essere 40%. No, non possiamo farlo. Vabbè, no, non ricordo ora come funziona, perché non gioco mai con paesi democratici, gioco solo con paesi fascisti di solito. Quindi direi che possiamo finalmente sbloccare il tempo. Perfetto. Ora ci verranno anche i primi. Le prime scelte scritte, tra virgolette. Eccole qua. Qui la Guerra dell'Anello. Vi spiega quello che vi ho spiegato io, in poche parole. Vediamo altri spazi di ricerca che ovviamente andiamo a utilizzare. Allora. Qui sarebbe una buona scelta, noi utilizzando divisioni in futuro di fanteria e artiglieria, utilizzare questo di Superior Firepower Doctrine, però mi preoccupa un po' la parte degli uomini. Quindi, non lo so, cioè come uomini potremmo esaurire, potremmo non reclutare più nessuno, quindi una popolazione di massa ci farebbe comodo, però ci svantaggerebbe un casino dal punto di vista militare, quindi
Quindi boh. Io farei questo. Ci provo, Massimo, perdiamo miserabilmente. E poi altro che possiamo ricercare. Questo abbiamo già fatto. Questi non penso che andremo a ricercarli. Facciamo, mandiamo un'altra artiglieria, visto che a breve li andremo a utilizzare. Perfetto, direi che andiamo bene. Quindi andiamo avanti con il tempo. Ovviamente lasciate un mi piace per questo. Oh cazzo, eccolo qua. L'evento che vi avevo anticipato, che è subito all'inizio. Lord Balin è morto. Al primo assalto, diciamo, degli orchi, Lord Balin muore. Al suo posto, come potete vedere, qui ora c'è una guerra civile. Oh cazzo, dov'è? C'è una guerra civile. Questa è la parte degli orchi. E questa invece è la parte rimanente di Moria, controllata dai nani. E come potete vedere, a capo di ciò c'è Gloin, che è il padre di Gimli. E per questo poi nel film del Signore degli Anelli, quando Gimli entrerà nelle rovine della miniera di Moria, troverà la tomba di suo padre, che appunto scoprirà che è morto. E tra l'altro ci saranno anche narrate le sue gesta, è una cosa molto bella. E ovviamente in questa mod è programmato in modo che gli orchi vincano, quindi non possiamo fare niente. Però, come vi ho detto, quando avremo conquistato Edenwaite, potremmo dichiarare guerra, se ovviamente non entra nella fazione di Sauron, il regno di Moria è occupato dagli orchi, così potremmo restaurarlo. Sarebbe una cosa molto bella. Andiamo avanti. Qui siamo in negativo di 1000 qualcosa. Quanti punti abbiamo? Vediamo se possiamo. Nuovo comandante. Sì, mi mettono York, che schifo. Vabbè, mettiamo lui. No, proviamo lui e mettiamo questo. E li addestriamo così. Ecco qui, attività paranormali nella contea. Qui parla di Bilbo che sparisce, visto che lui possiede l'unico anello. Ecco qua, via della luce, completato, perfetto. Ora facciamo, proteggi la foresta di Fangon. Perfetto. Qui il regno di Moria è capitolato ed è stato annesso completamente dagli orchi, dai nuovi orchi di Moria. Quindi andiamo avanti. Abbiamo scelto una parte che ci velocizza le ricerche. Siamo positivo. Molto bene. E direi che possiamo anche produrre qualche divisione. Non ci fa male. Allora, abbiamo garantito indipendenza agli Entwood, adesso la foresta Entwood. Che cazzo, così, perfetto. Mi sono fuso, non capivo più un cazzo. Allora, facciamo due divisioni per adesso, tanto dovremmo. Sì, ce la facciamo, ve lo dico equipaggiamenti, molto bene. Dicevo, completando questa parte abbiamo garantito l'indipendenza di Entwood, quindi nessun albero sarà abusato, se così potremmo definire. E adesso andiamo avanti. Quindi incontriamoci con Gandalf oppure è troppo presto. È troppo presto. Quindi facciamo le parti di espansione industriale che ci servono molto, ovviamente. Ora, aspettiamo che escano queste due divisioni. Spero ci mettano poco. E poi attacchiamo il regno di Edenwaite. Così ci possiamo espandere ulteriormente. 6-10 divisioni, non dovremmo avere grossi problemi. Dovremmo giocarcela bene. Qui a livello di esperienza saliamo molto velocemente, quindi andiamo bene. L'artiglieria per adesso non ci serve, qua possiamo andare avanti. Un po' troppo prematuro, però non abbiamo molte altre scelte. Questo lo possiamo fare, perfetto. E possiamo andare avanti con l'industria. Molto bene. Qui facciamo uscire queste due divisioni. Facciamo addestrare. E poi dichiariamo guerra con questa. Dichiarazione di guerra, concluderemo il video. Qui possiamo passare a mobilizzazione parziale. Anzi, prima di far ciò, mettiamo questo che ci dà 0,25 punti politici al giorno in più. Molto bene. E dopo di ciò, passeremo a questo nuovo tipo di mobilitazione. Che potremmo fare quella parziale, però in realtà, se siamo in guerra, è possibile che riusciremo a mettere l'economia di guerra, che ovviamente è molto meglio. Aspettiamo che questi arrivino al livello 21, poi possiamo attaccare. Espandi la logistica di Isengard, perfetto. Altre fabbriche militari. A livello di ciò siamo messi per adesso bene, però ovviamente ce ne serviranno di più per poter combattere. Cioè noi siamo contro stati di questo calibro, che sono molto forti, guardate quante risorse hanno.
sono fortissime. Poi ce ne sono molti, vi dirò di più. Questi stati, diciamo, dalla parte del male, hanno un sacco di bonus per quanto riguarda la produzione delle divisioni e l'attacco e robe simili. Quindi, da quel punto di vista, siamo svantaggiati. E ci servirà molta potenza di fuoco per poterli battere, quindi dovremo sicuramente giocarcela bene. Sarà una serie difficile, cioè è tranquilla dal nostro punto di vista, ma quando andremo al fronte sarà difficile comunque. E qui gli Hobbit inventano, anzi scoprono la terza colazione, va bene qui, perché gli Hobbit sono molto grassi, diciamo, nel senso mangiano tanto. Allora, escono anche queste altre divisioni, ma siamo fortissimi. Qui possiamo, direi, interrompere l'addestramento e avviare qui l'attacco e dichiarare guerra al Regno di Edenway. Siamo in guerra, quindi andiamo avanti e incominciamo le nostre prime operazioni di espansione. Ora qui cominciano a spostarsi con un po' di ritardo, ovviamente, complimenti. Sono molto avanzati questi popoli. Nuove ricerche, va bene, andiamo avanti. Noi direi fare anche fabbriche civili, visto che ci servono. Stiamo avanzando tutto sommato bene, le nostre divisioni sono più forti delle loro e poi ne abbiamo anche di più. Io direi qui di saccarle anche volendo. Cerchiamo di giocarcela bene, di non fare meno morti possibili. Quindi cerchiamo di limitarci per i combattimenti e più che altro di fare più velocemente possibile capitolare questo territorio. Che non penso ci voglia tanto in realtà, non ho idea di che punti abbia. Abbiamo fatto 170 morti, perfetto. Che punti abbia di rilevanza per la capitolazione. Penso solo questo a sto punto. Ah, l'abbiamo catturato? Oh no, manca ancora un sacco. Oh cazzo, è lontanissimo. Allora, volendo possiamo fare così. Cercare di rallentarli. E questa divisione la mandiamo subito alla capitale. Dovremmo farcela, eh? Qui cerchiamo di limitare i combattimenti, come vi ho detto, per perdere meno uomini possibile. Qui, come potete vedere, il re Theoden, ovvero il re del regno di Rohan, è stato è sotto un incantesimo da parte, teoricamente dovrebbe essere da parte di Saruman, però visto che noi siamo Saruman, l'incantesimo questa volta sarà da parte di Sauron direttamente, che lo farà cadere in uno stato di praticamente di zombie, sì, così potremmo definirlo, no? Dove non risponderà del suo volere, non potrà fare quello che vuole, ma sarà soggetto ovviamente a Sauron. E il suo governo ovviamente fa. E oltre a ciò è molto debole di forza, quindi. E oltre a ciò è molto debole a livello di forza. E oltre a ciò è molto debole a livello di forza. Quindi fa schifo. Andiamo avanti. Qui siamo per farlo capitolare, vediamo un po'. Perfetto. Ma quanto. Ma. Qui non attacchiamo, andiamo via. Interrompo gli attacchi. Voglio fare meno morti possibili. Questi li distruggiamo. Capitoli? No, ma sono fortissimi, cosa manca ancora? Quanto sono? Penso 95%, perfetto. Manca ancora una città. Qui c'è un porto. Proviamo. Vediamo un po' che succede. ...96, cazzo. Stanno prendendo terreno. Io volevo attaccare il meno possibile, invece mi sa che dovrò iniziare ad attaccare di nuovo. Che palle. Le fabbriche civili. Ora aumentiamo le infrastrutture. Qui mi hanno addirittura saccato, porca puttana. Oh, capitolati, perfetto. Molto bene. Quindi annettiamo tutto.
Ora Isengard si è un po' ingrandita, giusto un pochino, eh? Ora siamo alle dimensioni di Rohan, quindi siamo molto più forti, però non tanto quanto dovremmo essere in realtà, perché la nostra potenza non è aumentata di molto. E tra l'altro neanche gli uomini se ne danno pochissimi. E quindi il mio piano di poter aumentare, diciamo, la popolazione reclutabile conquistando questo territorio, che mi sembrava molto grande in realtà, è svanita perché non c'era un cazzo di nessuno in questi territori, quanto abbiamo 900.000, 800.000, pochissime persone. Quindi, vabbè, non è stata proprio bella come scelta, però comunque siamo più forti di prima, quindi ovviamente va benissimo. Le forzature sono bassissime, quindi dovremmo aumentarle, e lo faremo, pian piano. Non possiamo fare tanta roba per adesso, comunque già aumentare le due livelli direi che è una buona scelta. Andiamo avanti con la costruzione industriale, e qui direi con le armi. Perfetto, queste corazze qui le rappresenta. Che possiamo andare avanti. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Abbiamo 200 punti. Evoluzione parziale. Non ho visto cazzo se potevo fare evoluzione di guerra, ma penso di no. Esportazione di questo va bene. E andremo avanti poi con il reclutamento. Penso che andremo subito a 5, penso. Non possiamo farlo ancora, porca puttana, mi dimentico sempre. Quindi andremo a 2,5. E poi quando avremo possibilità andremo anche ovviamente più oltre, perché non abbiamo molti uomini. Allora, qui non abbiamo nessun piano impostato, quindi non possiamo far generare le divisioni, anzi, impostare le divisioni in qualche armata già fatta, quindi adesso che abbiamo creato un piano lo si può fare. E abbiamo per adesso un totale di 14 divisioni di questo tipo, 18 di EPS di combattimento, che sono 3 battaglioni, anzi 3 reggimenti da 3 battaglioni ciascuno di fanteria senza niente di che. Che ovviamente verranno modificati, ma adesso no, adesso possiamo fare in realtà, ne modifichiamo subito. Allora, quindi mettiamo quegli arcieri che vi ho detto e spendiamo 10 e possiamo mettere altro supporto arcieri, facciamolo. E ovviamente dovremo produrre artiglieria. Ci manca un pochino di... Rivediamo, interrompere la produzione. Dicevo, ci manca un pochino di tungsteno. Vediamo se possiamo prenderlo da Gondor. Sì, possiamo prenderlo da Gondor. Così li aiutiamo, diventano più forti. Quindi ora abbiamo cominciato con questo. Abbiamo cominciato con Gondor, prendendo il tungsteno che ci serve per far andare avanti la nostra produzione di artiglieria. Direi che possiamo concludere l'episodio. Quindi, ragazzi, ditemi nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto l'episodio nel suo complesso. Se vi piace questa serie, come è impostata, come l'ho impostata, anzi. Lasciate un mi piace per supportare questa serie. Ci vediamo presto in un prossimo video. E ciao.